Questo è un limone o forse no? Questa è una prugna o forse no? Oggi parliamo di carne coltivata in laboratorio. Era il 2013, quando oltre 200 giornalisti provenienti da tutto il mondo si riunivano finalmente al Riverside di Londra per assistere ad un evento storico. Mark Post, farmacologo olandese e professore di fisiologia presso l'Università di Maastricht, attirava su di sé l'attenzione del mondo. Per la prima volta nella storia, un umano si apprestava a mangiare un hamburger coltivato interamente in laboratorio. Qui sul canale di Keep the Planet abbiamo già parlato circa l'impatto ambientale della produzione di carne e perché dovremmo tutti mangiarne di meno. Se ti interessa, qui trovi il video. Ma oggi faremo un piccolo passo in più. Analizzeremo la carne del futuro. miliardi di polli, 1,59 miliardi di maiali, 656 milioni di tacchini, 547 milioni di pecore, 479 milioni di capre e 302 milioni di bovini, per un totale di oltre 72 miliardi di animali uccisi ogni anno per diventare hamburger, bistecche, spiedini e salsicce. Oltre all'enorme problema etico nel dover obbligare miliardi di animali a vivere una vita rinchiusa in gabbia, c'è il discorso ambientale che non può più essere ignorato da nessuno. Il problema è molto semplice. Il metodo produttivo con cui oggi produciamo carne necessita di nuovi pascoli e di nuovi campi coltivati per i mangimi. Terreno che viene inesorabilmente sottratto agli ultimi habitat naturali del pianeta. La produzione di carne artificiale in laboratorio potrebbe forse rivestire un ruolo fondamentale nella lotta contro i cambiamenti climatici e la sofferenza animale, perché non è rivolto ad un pubblico vegano o vegetariano, ma piuttosto cerca di modificare lo stile di vita degli onnivori. La produzione di carne è responsabile del 18% delle emissioni totali di gas serra. La produzione di mangimi occupa il 70% delle terre coltivabili. Per produrre un chilo di carne bovina si necessita di 15.000 litri di acqua dolce. Se non vogliamo ricordarci di orango, tigri e giraffe attraverso le foto del passato, dobbiamo assolutamente trovare un'alternativa per una popolazione umana in costante crescita. Ed ecco qui che arriva in soccorso l'incredibile mente umana che, nonostante tutti gli errori e le contraddizioni, è ancora la più creativa del pianeta. Davanti a noi abbiamo tre possibilità. La prima è continuare allegramente come se nulla fosse, come se questo problema non esistesse, ed andare dritti, felici e contenti verso l'inevitabile baratro. La seconda è sperare che l'intera popolazione umana diventi vegana, soluzione che releghiamo ai sognatori e utopisti. La terza è tecnologica. Quando parliamo di carne artificiale, cioè di carne che non proviene direttamente da un animale, dobbiamo fare una distinzione. Esistono infatti due tipologie di carni alternative. La prima è quella creata grazie al mescolamento di sostanze di origine vegetale come diverse farine, legumi, oli vegetali, con lo scopo di replicare il gusto, l'aroma e la consistenza della vera carne. Questo è il caso dei marchi più conosciuti e approvati dalle autorità per il commercio. Forse avrai sentito parlare dell'Impossible Burger o del Beyond Burger, due hamburger di origine vegetale. Queste aziende hanno investito miliardi di dollari per replicare il gusto della carne. La carne che alcuni di noi mangiano essenzialmente è muscolo di animale e deve il suo sapore all'emoglobina che all'interno della sua struttura contiene una molecola chiamata eme. Diverse aziende, tra cui le due più famose e che probabilmente avrai già sentito nominare, Impossible Food e Beyond Meat,
sono riuscite, in parte, a replicare il sapore e l'aroma della carne grazie proprio allo studio di questa molecola. Spiegato in maniera semplice, il procedimento che hanno seguito è piuttosto lineare. Hanno innanzitutto analizzato e separato le componenti della carne e poi le hanno sostituite con componenti vegetali. Nel caso dell'emoglobina, che dà il caratteristico colore rosso della carne, si sta utilizzando la leg emoglobina, presente in diversi vegetali come le rape rosse, che ha una struttura simile a quella proveniente dai prodotti animali. In sostanza, questo tipo di prodotto ambisce a replicare la carne senza essere carne. Questo ambizioso obiettivo li separa dai classici hamburger vegetali presenti ormai ovunque, in quanto quest'ultimi non riescono a replicare aroma e sapore della carne tradizionale. Quando mangiamo un hamburger vegetale classico, notiamo subito che non è il classico hamburger di carne. La carne artificiale cerca di ovviare cercando una miscela speciale, fatta essenzialmente da patate, da soia, estratti di radici ed estratti di rape. Io non ho mai provato per il momento un hamburger di Impossible Food o Beyond Meat, ma sono molto curioso per capire fino a che punto queste aziende sono arrivate a replicare il gusto e l'aroma della carne. Sulla base di una valutazione comparativa dell'attuale sistema di produzione, Beyond Burger genera ben il 90% in meno di emissioni di gas serra, richiede il 46% in meno di energia, ha un impatto inferiore del 99% sulla scarsità d'acqua e il 93% in meno di impatto sull'uso del suolo rispetto al corrispondente hamburger bovino. Grazie a questa metodologia possiamo ottenere hamburger simili all'originale con un notevole beneficio su benessere animale e sostenibilità ambientale. Ma qual è il limite di questa tecnologia? Sicuramente uno dei problemi è la limitata possibilità di creare bistecche vere e proprie, ma dobbiamo ovviamente accontentarci di salsicce ed hamburger. Ma ora arriva la parte interessante. Giuseppe Scionti è un giovane ricercatore italiano basato a Barcellona che ha avuto un'idea brillante. Perché non utilizzare la stampante per ricreare la bistecca 3D che replica esattamente la consistenza di quella originale? Dopo aver creato il composto di origine vegetale, la massa viene inserita nella macchina e grazie all'estrusione di filamenti opportunatamente orientati è possibile ricreare tridimensionalmente la struttura di una bistecca. Fin qui abbiamo analizzato la via, diciamo, meno tecnologica per la produzione di carne allevata, mentre ora vedremo la carne artificiale vera e propria, quella creata completamente in laboratorio partendo da poche cellule di origine animale. Il concetto è molto semplice. Tramite una biopsia fatta su animali vivi, senza particolari danni all'animale stesso, si preleva un campione di tessuto muscolare, lo si mette in un terreno di coltura idoneo e si dà il tempo alle cellule muscolari dell'animale di moltiplicarsi. Dobbiamo considerare che la coltivazione di linee cellulari in laboratorio è presente in numerose applicazioni in campo medico e biologico. Pensiamo alla ricostruzione di epidermide o alle coltivazioni di cellule per la ricerca medica. Nel caso della carne, queste cellule muscolari provenienti da polli, maiali o bovini verranno inserite in un cosiddetto medium di coltura a pH, temperatura e pressione controllata, dove saranno aggiunti via via i vari nutrienti necessari per la crescita. In questa fase della ricerca dobbiamo risolvere alcuni problemi. Il primo dipende dal brodo di coltura utilizzato. Al momento, infatti, si utilizza il siero bovino fetale estratto da vacche in gravidanza. Per replicare in maniera artificiale il siero si dovrà utilizzare tutta una serie di impianti che complicano la procedura sia in termini di impatto ambientale sia in termini economici. Un'altra difficoltà è quella nel dare una forma e una struttura alle cellule muscolari in crescita. In natura, infatti, subiscono diverse sollecitazioni come pressione e contrazione che danno la forma finale al muscolo. Qualsiasi sia il mezzo di produzione coinvolto, un aspetto positivo della carne artificiale è sicuramente l'impatto sulla salute umana. Grazie alle condizioni controllate in laboratorio possiamo infatti decidere il profilo nutrizionale dello stesso, abbassare grassi saturi e sostituirli ad esempio con omega 3. Potremmo addirittura aggiungere delle vitamine o dei sali minerali necessari per il normale accrescimento e salute dell'essere umano. Risolveremo un altro problema, cioè quello delle zoonosi, tutte quelle malattie che dagli animali arrivano a noi.
E inoltre, in questa, diciamo, produzione innovativa di carne artificiale in laboratorio, non avremo bisogno di farmaci come gli antibiotici. Se dal punto di vista economico siamo ancora ben lontani dalla sostenibilità, pensiamo che il primo hamburger del 2013 costò ben $300.000. Per quanto riguarda l'impatto ambientale, dobbiamo ancora lavorare molto. Nonostante sia impensabile continuare con questo modello attuale con una popolazione demografica in continua crescita, la produzione di carne in laboratorio al momento non è propriamente sostenibile perché dobbiamo utilizzare dei bioreattori a 37 gradi che consumano, ahimè, molta corrente elettrica. Al momento non siamo preparati per sostituire completamente la carne, tuttavia la ricerca promette abbastanza bene. Se paragoniamo l'impatto dell'industria bovina, sicuramente questo progetto ha senso, ma se ad esempio con l'impatto che ha oggi la produzione di carne in laboratorio la dovessimo comparare con un allevamento di polli che ha meno impatto ambientale, forse tutto perderebbe un po' di efficacia e di senso. Qualsiasi cosa succederà, la gara commerciale è già iniziata. Da poche start-up siamo ormai a quasi un centinaio di aziende a livello globale che stanno investendo miliardi di dollari nella ricerca. Tra i finanziatori troviamo personaggi del calibro di Sergey Brin, uno dei fondatori di Google, che ci dimostra che non stiamo affatto scherzando. La maggior parte di queste aziende al momento si trovano in California, in Israele e nel nord Europa. Noi in Italia pian piano forse ci avvicineremo. Probabilmente tra 20 anni, da oggi, al supermercato ti troverai di fronte a due hamburger. Uno proveniente da un animale morto, l'altro coltivato in laboratorio. Avranno lo stesso sapore, lo stesso odore, la stessa consistenza e probabilmente lo stesso prezzo. Tu quale sceglierai? Bene ragazzi, per questo video è tutto, se è stato di vostro gradimento per favore iscrivetevi al canale, commentate, mettete like al video, spargete la voce, questo è Keep the Planet, si parla di sostenibilità ambientale, di animali, di natura e di tutto quello che ci riguarda nel mondo della sostenibilità ambientale. Per oggi ragazzi è tutto, ciao da Alessandro.